Questa no. Niente banana, certo. Da parallela a quella del doppiaggio, che diciamo è la principale, è quella della musica. Quindi insomma sto lavorando al mio progetto discografico, vediamo un po' adesso, è un mondo un po' complicato, diciamo, no? Nel doppiaggio mi sto affermando sempre di più, la musica è un po' più complicato, però ci si prova. Scusate, forse mi è arrivato un messaggio. Scusate un attimo, messaggio. Ah, basta. Hai fatto partire la segreteria. Sì. Con lui non si può fare questo. Sentito, mi vogliono. Devo andare. Devi parlarci. Lo chiamerò, te lo prometto, lo chiamerò. Lo farò. Nessuno evita Nick Fury. Te lo prometto. Ho fatto qualche canzone. Invece, vabbè, il doppiaggio va sempre molto bene, appunto. Ho potuto interpretare dei personaggi bellissimi che tutti ricordano, quindi mi fa molto piacere nel nostro lavoro di vedere alcune scene cruciali prima del pubblico, no? Però in questo caso ero molto preso, no, dalla storia, e il mio personaggio nei film degli Avengers è arrivato una volta è sparito, insomma, poi non voglio spoilerare, però penso che l'abbiano visto tutti, e poi nel film successivo non si sapeva se tornava, quindi sono stato sempre un po' lì. Porca vacca! Non sa che è successo lì. Si ricorda quando eravamo nello spazio? E mi sono polverizzato. Devo aver perso i sensi perché mi sono svegliato e lei non c'era più. Poi quando ho potuto doppiare le scene, purtroppo succede che molte volte ci oscurino un po' il video. Cioè noi doppiamo su delle copie di video che non sono quelle che poi vedete al cinema, ma sono un po' per fatto del copyright, contro la pirateria. Magari sono oscurate alcune scene cruciali. Che pensate se magari un hacker, no, entra nel server di qualche società di doppiaggio, ruberebbe il film. Quindi cercano di sporcare l'immagine con queste scritte o oscurarle. Quindi... cosa succedeva, e le persone sono andate al cinema prima di me, mi hanno spoilerato delle cose che io non avevo capito mentre doppiavo, quindi a volte capitano anche queste cose un po' surreali. Ma passare da Nemo a videogioco a Spider-Man non è semplice alla fine. Beh, sono tutte cose un po' diverse, però diciamo che fa parte del lavoro e si impara poi a switchare, no, da una cosa all'altra, quindi il cartone ha sicuramente delle caratteristiche diverse. Doppiare un attore in carne ed ossa è un po' più difficile, un po' più complicato, e sia diciamo hai un po' più di vincoli, no, perché c'è una faccia da dover seguire, delle espressioni, la bocca che si muove in maniera reale. Invece nei cartoni hai un pochino più di libertà, perché appunto puoi mettere più del tuo, perché hai più o meno una traccia da seguire, però le espressioni sono molto più semplificate, quindi o anche il labiale, no, il sync, quindi è un po' più semplice e forse anche a volte più divertente fare dei cartoni. Spider-Man e Nemo sono i due più in cui che mi danno più soddisfazioni, perché il pubblico li ricorda con piacere. Un altro che mi piace molto è Coda fratello orso, in cui facevo l'orsetto Coda. Anche lì, insomma, Disney, poi è stato uno degli ultimi film Disney che però era proprio a cartone, non animato in 3D, diciamo. Quindi come animazione era molto bello, e come personaggio ci sono affezionato perché avevo 7-8 anni, ma parlava tantissimo il personaggio, quindi è stato molto complicato, ma allo stesso tempo divertente. E a questo punto, concludendo, oltre ai saluti che ci farai, secondo te una domanda che abbiamo tralasciato, che ti vorresti fare da solo, come dire, fatti una domanda e datti la risposta? Non saprei, magari progetti futuri, non so, e possono essere riguardanti sia il doppiaggio, in cui per esempio adesso a marzo esce un film molto, molto bello della Pixar, della Disney Pixar, Onward, oltre la magia, in cui doppio il protagonista, Ian. Cantesimo lo riporterà qui per un giorno intero, riavremo papà. Cosa? Vuoi dire vivo e vegeto? Non è possibile. Sì che lo è, con questo sto per conoscere papà. E che in lingua originale è stato doppiato da Tom Holland, ovvero l'attore dell'ultimo Spider-Man, quindi ho potuto, diciamo,
seguire ancora questo attore anche in questa avventura un po' diversa, cioè in cui lui ha fatto per primo il doppiatore, io ho doppiato lui che faceva il doppiatore, quindi una cosa particolare. Poi vabbè, c'è stato al cinema ultimamente Piccole Donne, in cui ho doppiato Timothée Chalamet, che è un attore molto apprezzato adesso, insomma, negli ultimi anni, è stato anche candidato a un Oscar. E quindi insomma, belle cose. Per quanto riguarda la musica, sto preparando delle nuove canzoni da far uscire, poi uscirà qualcosa in primavera di molto bello. Ho un pezzo sul tema ambientale della plastica, insomma, che è un tema che mi sta molto a cuore, e quindi cercheremo di portarlo a tutto il pubblico. E allora l'ultima cosa, ci fai i saluti, se vuoi utilizzare anche personaggi per noi è ancora meglio. Va bene, e allora un saluto a tutti voi che ci state guardando, dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Ciao ciao, da me e dagli Avengers, mi raccomando, ciao ciao. Grande. Ciao. Tipo roba da supereroi. Io sono solo un amichevole Spider-Man di quartiere, signore. Ma per favore, sei stato nello spazio. Lo so.